Durante il video in ritardissimo, ma ero fuori, perciò ho avuto modo di analizzare un po' la partita con molta più calma. Ragazzi, due pari con l'Atalanta. Insomma, una partita molto movimentata, piuttosto movimentata come partita. Tanti colpi di scena, soprattutto nel finale, veramente, potevamo perdere di brutto potevamo vincere per miracolo potevamo di nuovo perdere potevamo pareggiare abbiamo, alla fine abbiamo pareggiato posso dire che secondo me Inzaghi qualcosa stasera ha sbagliato perché con questa Atalanta che insomma è, ed è già la seconda volta che non partiamo, anzi abbiamo segnato subito, è già lì ci è andata bene, praticamente quasi al tiro, primo tiro in porta la sblocchi subito però poi la Tonda ci ha, ha surclassato il primo tempo, cioè, così come è successo contro la Fiorentina. E quindi ha messo gli stessi giocatori. Cioè, io non lo so, posso capire che abbiano male bisogno dei tuoi titolari, di quelli che. Ma io. Ma sto Dumfries, no? Ma perché non dall'inizio? È quello che io non capisco. Di Marco, perché non dall'inizio? Al di là che adesso, boh, Sbagliato il rigore, adesso tutti contro Di Marco, non doveva tirare lui, ma doveva tirare Peggio, doveva tirare quell'altro. Quando, quando sbaglio il rigore è sempre facile dare la colpa. Purtroppo ha pesato l'avversa, ragazzi. Cioè, Non è che ha tirato totalmente fuori o, o ha tirata in bocca al portiere. Ora, ha tirata nell'angolino, ha pesato l'avversa di qualche centimetro. Voglio dire, non è che ha sbagliato, pensa un po', po'. l'azione dopo ha segnato Atalanta. Dice, ecco, questo destino lo dobbiamo perdere. La palla mi sembrava effettivamente fuori da quando è andata indietro da Andanovic. Infatti dice Andanovic cazzo piuttosto, lasciala. Mica l'ha salvata per loro. Ha fatto il cross. Un rimpallo ha segnato. Per fortuna la palla era fuori. C'è stato il VAR. Perché senza VAR questa qua la perdavamo. idem e... poi il rigore, il rigore net, nettissimo. con la mano. Ancora protestava Quell'altro. Che cazzo era? Però. Nel complesso, si tiri da fuori così facili, le proprie azioni tutti davanti erano. Ma non c'è stata ordine. Nessun ordine stasera. Cioè, vi lamentavate. Alcuni si mandavano di Conte che giocava così perché? No? Ma queste partite qua l'anno scorso abbiamo vinto 1-0 stentato. Ma se, per il semplice fatto con, con queste squadre qua non puoi giocare all'arrembaggio tutte le volte. È quello che stasera a me, a questa cosa non mi è piaciuta. Un conto, vabbè, stai, stai perdendo, poi tutti in avanti per carità, però eh, Andanovic, Andanovic, eh, anche lui no, un, altro, un altro, un altro, buono, altro buono eh, sta perdendo i colpi, ragazzi. cioè non è che uno dice, eh, ma critica Andanovic, non è, è facile criticare Andanovic, ragazzi. Eh, Andanovic ti fa le belle parate, ti fa i miracoli e ti fa, non dico le papere, ma diciamo le cazzate. E che vogliamo fare? Che vogliamo fare? Adesso non dico che è sempre colpa sua il gol, perché anche la difesa lì stasera proprio non, non c'era proprio. Stasera ormai era ieri. Quando sto facendo adesso un quadro di due di notte. Però, ragazzi, eh, tatticamente questa qua in l'ha sbagliata, possiamo anche dirlo. E, e, e non capisco il motivo per cui Dumfries non può giocare da subito. Cioè, un treno questo. Darmian ci sta. Darmian ci sta. Che, magari un po' di ordine, ma io Perici non lo capisco, io Peris non capisco perché adesso mi gioca di titolare, sto qua, ce lo troviamo ancora tra i coglioni, sto qua, ancora tra i coglioni, il Bijuno io non lo sopporta, eppure dicono che hanno fatto una buona partita sabato contro la, la Fiorentina. solo perché ha fatto quel gol di merda lì a porta vuota, non lo so ragazzi, non lo so, comunque, per il resto ragazzi, è un peccato, cioè, è un peccato per quel rigore sbagliato, perché andavo, sta partita andava sul 3-2, magari la vincevamo anche questa a stento ma la vincevamo e qua è un pareggio che alla fine posso dirvi perché come si stava mettendo io ci metterei la firma perché qua l'Atalanta forse meritava anche di vincere onestamente parlando perché per come stava andando abbiamo avuto tante occasioni anche noi nel secondo tempo però ci svegliamo sempre troppo tardi Cioè, dopo che vedi anche, in, anche tu Inzaghi, porca di quella miseria abbiamo iniziato con la Fiorentina a Mizzica che erano tutti mezzi morti sembrava che erano mosci e quando andato è andato uguale. L'unica differenza è che abbiamo segnato subito noi e non loro. E Ci hanno surclassato. Ci hanno surclassato. C'è poco, poco da dire. Poi, beh, secondo tempo, poi c'è stato i cambi. Appunto, ha messo Dumfries, Ha messo Vesino. Che anche lui ha ah, iniziato di segnare. Così come Zeko purtroppo, non l'ha messa dentro. È entrato Sanchez. Che stava facendo anche lui un errore. Ma Sanchez, e io, ragazzi, io non lo vedo bene. Non lo vedo proprio bene. Perché ogni volta che entra o sbaglia i gol fatti. O fa delle cappelle. Michia, ha preso un pallone sanguinoso a centrocampo. Eh. L'Atalanta stava per segnare. Eh, tutti, tutti sono dimenticati, ma ci stava facendo perdere anche Sanchez stasera. Eh. Poi Correa, ecco, l'oggetto del mistero. Non convocato. Perché? Boh, io non lo so. Io non lo so. Io non lo so ragazzi Abbiamo gli oggetti del mistico Tutte le volte Ormai ogni anno Abbiamo sempre quei giocatori Proprio Che sono perennemente Indisponibili Ma Correa sarà uno di questi Vedrete che alla fine Sarà un buco nell'acqua pure lui C'è la Noglu Idem ma io me lo aspettavo Me aspettavo Che c'è la Noglu Ma lo, lo sappiamo Cioè i milanisti lo sanno benissimo C'è la Noglu Uno di quelli che ti fai partitone Ti fai i E poi sparisce per qualche partita Perché non è che sta rendendo benissimo Eh nelle ultime due partite un po' a stento. E quindi io ti dico, caro Inzaghi, caro Inzaghi. Allora, abbiamo giocato sabato. Stiamo, eh, no, sa, cazzo c'è un sabato, martedì. Quando cazzo abbiamo giocato? Non mi sto facendo confusione. Abbiamo giocato martedì con la Fiorentina. È stata una partita difficile. E cazzo. Giochi stasera contro un Atalanta e Dumfries. Devi forse sempre metterlo dopo, sempre un po' prima un po' più coperto, un po' più che ne so, più ordinati. Non so se cioè, sei tu l'allenatore. Io non ne capisco niente, però porca di quella miseria! Porca di quei due gol praticamente quasi uguali. Tiro da fuori, vabbè, poi il secondo andavi ce l'ha ribattuta, e quello davanti l'ha messa in rete. Però, ragazzi, eh, stasera non mi è piaciuto come è stata organizzata questa parte, come è stata fatta. Tatticamente, questa partita è stata organizzata perché non, non Quagliavano troppe, troppe cose, non quagliavamo e una del genere, non puoi permetterti di andare tutta al l'unica cosa che è critico di questo. Di Marco, povere, poverello, oh, eh, che devi fare? Doveva battere quello, doveva battere quell'altro, tanto ah, non cambia un cazzo alla fine. Ha preso la traversa. È stata sfortuna che non ha avuto modo di tirare un pochettino più passo. Perché il rigore era stato perfetto. E purtroppo si è stampato sulla traversa, e ancora un po' poteva, pensate, potevamo pure perdere. Pensate, che cazzo, di partita è stata. Diciamo che questo pareggio qui. Finita così, io ci metto la firma. Va bene, Knicks, con l'Atalanta Ci può ancora stare. Milan l'ha vinta Ma vabbè, ma quello ormai siamo inizio campionato. Teniamoci questo pareggio, però ora, testa martedì con lo Shakhtar, e vediamo di non fare di nuovo queste, queste cazzate. Io, con Shakhtar, sinceramente mi piacerebbe scassarli 3-0, perché dopo quello che è successo l'anno scorso, io mi sono proprio sul culo, questi qua, veramente. Comunque, ragazzi, tiriamoci questo pareggio, poteva finire finir peggio, poi neanche la rip. E noi ci vediamo prossimamente. Eh, iscrivetevi al canale, mi raccomando, sempre forza Inter. E guardiamo il lato positivo: che stasera, per come si sarà messa, non abbiamo, quantomeno non abbiamo perso. A presto, fatemi bene, forza Inter.